nel nostro paese, ma poiché queste immagini ci arrivano in diretta dal cuore, dalla capitale d'Italia, dal cuore di Roma, dalla piazza del Campidoglio, dove viene richiesto al sindaco Marino e alla sua giunta di dimettersi, onorevole Soriale, poi sono da Elisabetta Tripodi e dal nostro Massimo Leoni, la vostra richiesta è chiara. A questo punto la richiesta riguarda anche, nel momento in cui si dovesse, il condizionale d'obbligo, di mettere Marino, una diversa gestione evidentemente della capitale, con completamente diversa gestione di tutto ciò che nella capitale si fa, per esempio per gli ultimi, quindi per chi arriva, per chi chiede soccorso, per campi nomadi e non. Assolutamente, io vorrei ribadire e rendere ancora più chiara una cosa ai cittadini che ci ascoltano. Il Movimento 5 Stelle non è minimamente immischiato in tutta questa faccenda, anzi lo ricordo anche alle persone che vogliono raccontare una storia differente da quella che invece emerge dalle carte della magistratura, l'unica intercettazione che ci riguarda è quella che certifica l'incorruttibilità degli esponenti del Movimento 5 Stelle. Nella fattispecie, nelle carte della magistratura, si parla del sindaco, del nostro sindaco di Pomezia, che risulta agli occhi della mafia incorruttibile, ed è agli occhi della mafia incorruttibile, ossia hanno probabilmente tentato, hanno provato in un qualche modo a fare quello che fanno anche con gli altri partiti, ma hanno trovato un muro di onestà che si batteva contro di loro. Quindi posso finire di parlare? Posso finire? No, una domanda, per dare la parola a lei, la sento in ritardo. Non vi rendete conto che è un problema generale? La questione fondamentale, il problema generale, vuol dire che i partiti in maniera univoca, da destra a sinistra, io ne ho fatto uno. Hanno permesso a queste persone di entrare liberamente all'interno del Campidoglio, in questo caso, e fare i loro affari. Ma la domanda che io mi pongo in questo momento, nella seconda tranche della stessa inchiesta, è: ci sarà anche qualche altro comune o qualche altra regione che è in questa situazione? Noi sappiamo che questi esponenti dei partiti, del Partito Democratico e degli altri partiti, sono esponenti che sono in Campidoglio ma hanno avuto pregressi politici, c'era chi era parlamentare, c'era chi ha avuto altre esperienze politiche, l'allora un ministro dell'interno oggi è governatore di una regione. Io vorrei capire quanto la mafia è dentro le istituzioni anche fuori da Roma, perché purtroppo la sensazione sempre più diffusa è che questi appalti, il truccare questi appalti, il permettere a queste persone di fare i loro sporchi affari è veramente sistematico in tutte le regioni e in tutti i comuni dove amministrano e governano i partiti tradizionali, che dei soldi, come sappiamo bene, hanno molto interesse a gestire soldi e poltrone. Allora, Piazza del Parlamento, queste immagini arrivano dal Campidoglio, scusate, da Piazza del Campidoglio. Scusate, lapsus, ovviamente, siamo sempre collegati con il Parlamento. Ecco, vedete, questi sono alcuni rappresentanti di Casa Pound più altri manifestanti che... che stanno tentando di forzare questo blocco che stanno facendo le forze dell'ordine. L'intenzione è quella ovviamente di entrare all'interno del Campidoglio, le cui porte però sono chiuse. Speriamo che nessuno, soprattutto, faccia male. Però vedete, è una situazione incandescente, una situazione molto tesa. Gli amichetti loro, sta gente. È stupenda sta cosa. Io pago le tasse come tutti voi, spero, che ci ha diritto a entrare. Avete capito se o no? State facendo la polizia privata di quattro. Non è possibile che gli stipendi che pago io con le tasse che pago. Certamente, la ringrazio, consigliere Beviso. Io non parlo per dare spazio al... Questi sono i lavoratori di cui faceva riferimento prima, a cui faceva riferimento il nostro Andrea Maggiore, che rischiano... I lavoratori della Montiservizi che rischiano il posto di lavoro. Rischiano il loro posto di lavoro. Allora... Questo riportano le agenzie, riportano anche esponenti di Casa Pound, persone legate
anche al Movimento 5 Stelle, avete visto... Con questi mercanti di schiavi, con questi galluti, spiegato per troppi da uomini. Diciamo che dalle parole d'ordine e dall'atteggiamento sembrerebbero appunto esponenti di Casa Pound, e effettivamente io, al contrario di Di Battista, avrei qualche imbarazzo a stare in piazza insieme a questi. Sorial, bisognerebbe avere imbarazzo in questo caso? Poco fa Di Battista ha detto: io sono in piazza con tutti gli altri. Intanto possiamo ancora sentire, scusate, vedete persone che alzano le mani, c'è... alzano le mani nel senso... Nelle piazze, grazie al cielo, si può ancora andare a manifestare, soprattutto quando c'è una situazione come quella di oggi. Signori, di cosa stiamo parlando? Qua ci sono degli arresti per mafia. Sì, però i compagni di manifestazione si possono scegliere meglio, Sorial. Nessuno si sceglie niente. Le persone sono libere di andare a manifestare. Se lei non vuole permettere alle persone di andare a manifestare, è un suo problema. Le persone, i cittadini romani che oggi pagano le tasse e si vedono queste tasse utilizzate per le tangenti, hanno sacrosanto diritto. Tutti, io invito anche i cittadini romani che votano il PD, i cittadini romani che votano qualsiasi partito, di andare a manifestare, perché nel momento in cui sono un cittadino italiano, pago delle tasse e queste mie tasse, che sono frutto di sudore, di lavoro, vengono utilizzate per pagare tangenti, ho il sacrosanto diritto di essere indignato. Poneva un altro problema, confondervi con Casa Pound non vi porterà più consenso. Ragazzo mio, guardi, una persona, un cittadino va in piazza a manifestare, un cittadino giustamente va davanti al Campidoglio, che oggi è centro di questi scandali, a manifestare. Le persone, tutti sono liberi di andare in piazza a manifestare. Non tolga l'attenzione da un tema così importante come quello che stiamo vivendo oggi. Questione è molto delicata. Stiamo parlando ancora una volta, voglio ricordare, di arresti per mafia. Arresti per mafia, e la Cassazione dice c'è associazione mafiosa, lo vogliamo ricordare. Non so se c'è ancora l'onorevole di 5 Stelle, che ogni tanto bisogna dare un'occhiata anche a chi c'è in piazza, perché confondersi non è proprio... Guardi, noi siamo arrivati in piazza e altri cittadini sono arrivati. Io sono d'accordo con lei. Sicuramente non abbiamo la forza o giustamente non possiamo non permettere ad altre persone di manifestare. No, ma dica solo una cosa per prendere le distanze. È logico che sia responsabilità loro di non essere presenti nel momento in cui dica una cosa il partito di Alemanno... Noi non diciamo né cose, lo sa benissimo anche lei, capisco la battuta. Qua c'è una questione che io, scusate se sono molto diretto, diretto in merito. C'è una questione, e le intercettazioni purtroppo lo dimostrano ancora, che è molto molto grave. Io mi permetto solo brevemente di leggere alcune delle intercettazioni, una in particolare, in cui Buzzi dice: se resta Marino, con il nostro amico capogruppo ci mangiamo Roma nei prossimi anni. Oltre al fatto che uno naturalmente si chiede di chi, quale capogruppo stia parlando, però è grave il fatto che la mafia si senta così al sicuro di poter fare i propri affari nella capitale se rimane una giunta. Per questo è importante debellare da subito questo sistema. Allora, le dimissioni di Marino non sono semplicemente le dimissioni di Marino, sono le dimissioni di una giunta che purtroppo è invischiata in questo sistema e nessuno... Io non voglio fare il difensore, l'ultima cosa che voglio fare è il difensore del PD e di Marino, però siccome è stata citata in Commissione Affari Costituzionali, Casa Pound a Roma tenta l'assalto al Campidoglio con i 5 Stelle, Sorial, Movimento 5 Stelle da Sky, invita tutti a raggiungerli, neofascismo in diretta, come risponde? Ne risponderà direttamente nei luoghi dove dovrà rispondere di un'affermazione del genere l'onorevole Fiano, che si preoccupa di guardare la televisione in questo momento invece di pensare di risolvere la questione del PD romano, cosa che mi aspetto che importanti esponenti del PD invece intervengano subito, perché ripetiamolo, è una questione di mafia e distogliere l'attenzione così dal problema è veramente un modo di fare banale e superficiale. Allora, una questione di mafia richiede, mi lasci continuare però per cortesia, perché non ho parlato finora. C'è la Terzi, posso? Che proprio è stata muta, per non dire di Elisabetta Tripodi. Finisco solo il concetto.
Dato che prima si diceva di Buzzi e se Buzzi parlasse, vorrei ricordare a tutte le persone che ci seguono che Buzzi, quando ha parlato ed è stato intercettato, ci sono stati 44 arresti. Io non voglio immaginare veramente cosa possa succedere nel momento in cui dica tutto quello che sa in merito, perché sicuramente succederà probabilmente qualcosa. E sulle intercettazioni, un altro punto fondamentale, dobbiamo anche pensare che noi siamo alla scoperta di tutto ciò grazie alle intercettazioni. No, grazie c'è anche alle carte che Marino ha portato in procura, ricordiamolo. Ma questa è una sciocchezza. C'è chi in Parlamento... Io non accetto la tela di Marino su questo, perché Marino...